Eccoci, bentornati su Go Games. Siamo su Wulong e in questo video andiamo a completare velocemente il secondo livello. Quindi siamo proprio davanti alla prima bandiera, per cui andiamo avanti e vi faccio vedere come completarlo al meglio, insomma, dove prendere tutto quanto e cerchiamo di fare il tutto un po' meglio. Allora, qui direi di metterci i coltellini. Sì. Ok, così lo miriamo. E aggiriamo solo lui. Ci allontaniamo un po'. Scusate se sono un po' a rilento, se parlo un po' così, ma se ogni tanto vedete qualche taglio, ho un mal di gola terribile. Colpa di Frixie, ovviamente. E quindi, insomma, no, non sono proprio al top. Vai. Ho aggredito tutte e due. Sono un genio. Dai, è così. Aghicco, mando devi na. Che cos'è? Vieni qua. Ok. Ho questa prima fase. Se riuscite ad aggrarli uno, perché tutti e tre vi potrebbero creare notevoli problemi, vi dico la verità. Scassano parecchio. Adesso c'è la cutscene che voi non vedrete, ovviamente. Ciao, Zaognun. Cioè, rompi l'ognun, in realtà. Io non so se a voi fa lo stesso effetto, ma a me il companion mi dà un fastidio, vi giuro. Spesso e volentieri è più di intralcio che d'aiuto. Soprattutto durante le boss fight. Con il primo boss, per esempio, dà un sacco fastidio perché lui gli va a interrompere gli attacchi. E tu magari sei pronto ad affrontarlo in un certo modo. Ma che ho fatto? Ho pigiato due volte. Vabbè. E lui ti interrompe gli attacchi e tu, insomma, ci rimani male, perdi il ritmo. E poi il boss di Ara. È tutto un giro. Mi ho aggrati tutti. Bravo a me. Mi sento veramente bravissimo. Oh. No, me lo merito questo perché ho fatto veramente male. Male, male, male. Fatemi curare. Aspetta un attimo. Yeah. Ok. L'altro è morto? Prendi questo. Prendiamo questo oggetto qui. Poi andiamo di qua. Perché qui c'è un altro oggettino. Io cerco di farvi prendere tutti gli oggetti. Ovvio che se mi perdo qualcosa, mi raccomando, scrivetelo nei commenti così ci aiutiamo a vicenda. O potrei perdere qualcosa. Molto probabile. Ok. Andiamo di qua. Qui potete piantare la bandiera, cosa che io farò in un secondo momento. Qui prendete questo oggetto qui, voi fatelo subito però. Andiamo di qua. Tu per quella salita non vi ho fatto andare ora perché è uno shortcut in realtà che vi farò vedere dopo. Allora, di qua ci dovrebbe essere. Qui c'è un oggetto. Adesso vi faccio vedere dove issare un'altra bandiera. Guardate. Ma se prendo l'arco? Meglio. Prendiamo? Ma ovviamente no. A posto. Così uno in meno. Possiamo saltare di qua. E qui potete andare a issare un'altra bandiera. Dopodiché andare da questa parte qui. Non c'era nessuno, no?
Tanto mi dimentico. Aspetta, però ce n'è uno lì. Attenzione, mi ero dimenticata questo qui. Ok, quello one shottatelo con una freccia. Questo così. Ma sei morto. Ah, giusto, sto provando le doppie lame. Giusto, giusto. Faccio meno danno perché scalano con la virtù acqua. Vabbè, dettagli. Poi qui dentro c'è un oggetto dove abbiamo ucciso l'altro tizio prima. Poi andiamo di qua. Piano piano, qui non c'era nessuno. Prendiamo questo stealth. E mori però, che cos'è? Vede che c'è. Cambiamo arma, via. Almeno gli facciamo un pochino più male. Comunque mi piacciono le, cioè, doppie lame, le doppie spade più che le doppie lame. Non sono per niente male. E vi consiglio anche di provare quante più armi possibili per cercare di capire quale arma fa più per voi. E quindi di conseguenza andare a tirare su la caratteristica che serve a quell'arma per andare a fare più danno, ovviamente. Quindi mi raccomando, dategli un occhio. Poi se vi serve fatemelo sapere nei commenti, vi posso fare anche un video dove vi spiego come capire in che cosa scalano le armi, insomma come sfruttare al meglio lo scaling e quant'altro. Qui potete andare a issare un'altra bandiera. Qui c'è un oggetto, perfetto. Possiamo saltare di qua. L'oggetto sull'albero l'abbiamo preso. Dopodiché, da buono Zianzion, saltiamo di qua e di qua. Qui, se, se volete, qui scendete e andate a issare la bandiera anche lì. Apritevi la porta, lì c'è anche una cassa da prendere, io la prenderò dopo. E poi ritornate qui sul tetto, perché adesso facciamo tutto un giro di qua. Andiamo da questa parte e facciamo fuori lui in stealth. Dopodiché andiamo di arco e frecce e cerchiamo di liberarci la strada. Ok, io cercherei di uccidere anche questo. Non credo ce la facciamo, infatti. Però lui dovrebbe salire. In su, ciccio. Prendiamo il drop, lui adesso viene su e lo uccidiamo senza troppi problemi. Ma perché ho fatto... Normalmente faccio un doppio click. Ok. Però non dovevamo scendere, sarebbe meglio da qui su in realtà andare a fare un attacco in salto a questo qui, perché essendo parecchio incazzoso, se noi andiamo a fare l'attacco in salto già e andiamo a fare un sacco di danno. Oh, lo vedete che scassa e basta, ce l'ha allontanato. Vabbè, mi state confondendo, siete in troppi. E cos'è? Va bene. Quindi facciamo fuori lui, che è parecchio fastidioso. E dopodiché abbiamo un po' di gente in realtà a cui pensare. Quindi giriamo qua a sinistra. Parliamo se vogliamo con lui, che ormai Samori, meglio lo schippo, tanto già so cosa dice. Poi sinceramente della lore a me non è che interessi più di tanto in questi giochi, ma piace tantissimo il gameplay perché mi diverte un sacco costruire build, cose del genere, che sinceramente la lore lascia il tempo che trova. A me mi piace quando le trame me le raccontano come si deve. L'interpretazione, le congetture non è che mi abbiano mai appassionato più di tanto, però insomma. Ma che era? Mazzezzompo. La devo provare la lancia, però non l'ho ancora provata. La proveremo, la proveremo.
prendiamo quella. Qui siamo a posto in teoria. Ah, qui c'era il lupacchiotto, giusto. Orello, che fastidio uccidere gli animali, è una roba terribile. E se non ricordo male, ci dovrebbe essere... Siamo entrati qui dentro? Sì, lì siamo entrati. Forse c'è una casa con una doppia cassa. Non me lo ricordo. Però voi magari date un'occhiata sui tetti prima di andare avanti, per sicurezza. Ecco, sono caduta. Perfetto. Tornate su. Prendete questo drop qui. E poi prendete anche questo drop. E potete proseguire. Potete andare avanti. Qui ovviamente dovete issare la bandiera. Ci sarà un duro colpo. Qui state attenti al lupacchiotto. Orello. E andiamo avanti. Ok, facciamo fuori anche quest'altro. Perfetto. Poi qui andiamo avanti. Lì state attenti perché c'è una trappola e vi tira giù il tronco. Però ci pensiamo dopo. Andiamo prima di qua a destra. Fate attenzione a questi che tirano le bombe. Fanno un sacco di danno. Siamo maledetto. E qui potete essere un'altra bandiera. Dopodiché qui tornate subito indietro, così non prendete danno dal tronco. Ok. Poi, qui c'è un oggetto. Sì, sì, sto arrivando, sta buono. Ottimo. Se li abbiamo fatti fuori. E pure. Tirate giù questo. Questo è lo shortcut di cui vi parlavo prima. Quindi se scendete vi ritroverete all'inizio di tutto il livello. Poi andiamo di qua. Qui. No, che so qua. Stava sbagliato. Qui, prima di aggredire il nemico grande, fate fuori questi. Quindi cercate di fare un headshot. Mettete lì un attimino di santa pazienza. Sono tre nemici. Un altro è lì. Ok. E un altro sta dietro quelle radici, perché sennò poi dopo vi attaccano tutti insieme e diventa un problema. L'ho ucciso. Sì, ok. Quella là. Noi lasciamo fare a lui. Adesso. Diamo un po' fastidio. Se fate fatica, io qui vi faccio vedere proprio come affrontarli facilmente. Se fate fatica a buttarlo giù, questo è il metodo migliore. Usate Yun come vittima sacrificale. Intanto gli tirate del veleno e gli tirate gli incantesimi di fuoco. State attenti, perché qui la stamina... quella che è. Stronger than expected.
l'abbiamo fatto fuori. Molto facile e molto veloce. Qui ci sarà una chest. E qui potete issare la bandiera. Dopo vi farò vedere come tirare giù quest'altro shortcut qui, queste scale qui. Dobbiamo andare un altro po' avanti. Poi qui torniamo indietro. Poi andiamo su di qua e affrontiamo il boss. Appena aprirete questo cancello ci sarà il boss. Ok, una volta battuto il boss, se avete delle difficoltà, link in descrizione, c'è la playlist con tutte le guide che riguardano Wulong e c'è già la guida per quanto riguarda questa seconda boss fight, per cui eventualmente recuperatelo. Quindi andiamo avanti. Qui c'è il fabbro, mi raccomando, parlateci. Vi dovrete parlare due volte. Vi spiego al volo. Potete potenziare le armi, poi magari facciamo un video a parte per andare ad approfondire il fabbro. E potete vendere l'equipaggiamento, quindi le armi, le armature, accessori, strumenti, qualsiasi cosa che voi non usiate. Potete selezionarli velocemente cliccando o il triangolo o l'Y in questo modo qui. Selezionate quello che non utilizzate e poi potrete venderlo tutto insieme senza stare a vendere un pezzo per volta. Semplice e veloce. Intanto svuotatevi e vendete quello che non utilizzate. Poi per quanto riguarda la meccanica del fabbro, magari facciamo un video a parte in maniera tale che non allunghiamo troppo il brodo qui. Dannato l'altra U, eccolo. C'è quest'altro, lo picchiamo. Cercando di non prendere pizze. Qui ne abbiamo un altro, venga venga. Giovinotto, un po' di energia. Non la vedo attivo, non mi sembra proprio, eh? Bello sveglio. Allora, per prima cosa andiamo di qua. Puliamo al volo questo lato. E come potete vedere, siamo dalla parte del mini boss. Chiamiamolo mini boss. Aio, ma sei antipaticissimo. Ok, quindi ci prendiamo tutti i drop. Però l'abbiamo tirata giù. E adesso vi faccio vedere un altro nemico. Questo è nascosto, vi farò catturone, quindi state attenti. Qui spaccate piano. E qui sulla sinistra, vedete? Sta lì. Pronto lui. E noi facciamo così. Oh, e ormai è morto. Yeah. Perfetto. E qui prendiamo un altro oggetto. Dopodiché possiamo andare avanti. Abbiamo aperto lo shortcut. Se avete bisogno di pozioni, scendete e ricaricatevi. E poi proseguite. Di qua. Andiamo qui sulla destra. Subito è partito, cattivissimo. Qui troverete un oggetto che vi potenzierà il numero delle fiaschette. Se non ricordo male, ha la forma di un drago. Io l'ho già presa, purtroppo non posso farvela vedere, ma dovrebbe avere la forma di un drago. Andate nel menu inventario e utilizzatelo. C'è scritto, c'è la descrizione, molto semplice. Fatelo, così avete una fiaschetta di cura in più. Oh, l'abbiamo shottato. Che gioia. Venite, venite, che lì c'è quello grosso. Vorrei affrontarlo dopo. In maniera calma. Aio. Venga. Venga qui, venga qui. Non ti voglio abbracciare. Poi qui andate piano, fate attenzione, state sul lato sinistro, perché ci sarà un'altra trappola, maledetto, ai trappoloni.
Allora, qui dobbiamo far fuori l'arciere, non cadere però. Eccolo qui. Ah, ci hai già visto, sei un infame. Però è morto lo stesso. Non pensavo ci vedesse da laggiù. Direi che una curatina ce la facciamo. E poi proviamo a far fuori anche lui. Stai fermo con sta capoccia. Li abbiamo aggrati tutti, raga. Sì, però qua non è che... no, raga. Cioè, allora, quando sono in due diventa quasi ingestibile la situazione. Perché se tu ne vuoi colpire uno e far fuori, levartelo di mezzo, non te lo fa. E ti prende sempre l'altro. Quindi allontanatevi e cercate di isolarli al meglio che potete. E porca... E vabbè. Ale, è arrivato. Non è così difficile di solito. È molto più semplice di quello che sembra in realtà. Ho sbagliato completamente io. Però se magari, ecco, diciamo che se evitate di colpirne uno con la freccia dall'alto, se voi vi mettete da questo lato qui, io non pensavo si aggrassero tutte e due, però vabbè. Se vi mettete da questo lato qui, potete fare un attacco in salto a quello più grosso, che sarà proprio nascosto qui sotto. Se voi lo loccate, lo prendete. O comunque eventualmente uccidete l'altro con un attacco dall'alto, one shottandolo, così fate prima. Poi di là ci andiamo dopo. Adesso andiamo da quest'altra parte. Qui c'era un oggetto. Ok, dovremmo cercare di uccidere quelli laggiù senza aggrare quello grosso. Ce la faremo? A San Briago sta. Oh, ciccio, abbiamo premura, niente. Ok. Questo? Capire, questi si muovono. Niente. L'abbiamo aggrato male. Vediamo se riusciamo a farlo tornare al suo posto. Qui issate la bandiera piccola. O ci troviamo chiusi qua dentro e prendiamo una marea di mazzate. Niente, dobbiamo rifare il giro. Senta, ma come ho scassato. Il gigantone è tornato al suo posto. Sì, ottimo. Però ci abbiamo quello da fuori. Ma non muore. Proprio abbiamo beccato quello immortale. Facciamolo fuori accoltellato. Ok. Se evitiamo di aggrare quello lì, gli facciamo già un sacco di danno. Facciamo fuori questi. Li raccogliamo tutto. Fate attenzione a quello lì, perché come potete vedere l'infame non l'ha preso. E che cos'è? Comunque quello è vivo, quindi state attenti, perché sennò vi fa il catturone.
mentre state aprendo le casse. Ora, qui abbiamo raccolto tutto. E andate piano. E cercate di colpire lui da dietro. Così, con un attacco critico. E già fa tanta, tanta roba. E... usate questo. Vabbè. Vieni, vieni. Perfetto. Praticamente one shotato. Così diventa molto molto easy. E qui potete issare la vostra bandiera. Dopodiché ci sarà da affrontare il terzo boss, che nel caso abbiate giocato la demo dovreste averlo comunque incontrato, dovreste averlo già visto se avete finito la demo. La demo infatti finiva proprio incontrando questo terzo boss. Troverete il video di come affrontare facilmente questo boss sempre sul canale. Detto questo, giovani, iscrivetevi, attivate la campanella, commentate, condividete e lasciate like. Grazie mille e alla prossima!